Nascita degli Stati Uniti d'America. La guerra dei sette anni tra Austria e Prussia lascia, dopo che due contendenti escono dalla guerra, in guerra Francia e Inghilterra, la Francia che era alleata dell'Austria e l'Inghilterra della Prussia, che si ritrovano col cerino acceso. La guerra si sposta negli Stati Uniti, in quelli che ora sono gli Stati Uniti d'America, le colonie inglesi, e viene vinta dall'Inghilterra grazie all'aiuto dei coloni americani. Questa vittoria diventerà un boomerang per gli inglesi, perché a quel punto gli americani prenderanno coscienza di essere forti e di poter essere autonomi rispetto alla madre patria. L'errore che gli inglesi fanno è quello della fiscalizzazione. Finita la guerra faranno due tasse, lo Sugar Act e lo Stamp Act, da far pagare a coloni americani per recuperare fondi dopo la guerra. Gli americani lo vivono come: noi vi abbiamo dato una mano e voi ci fate pagare le tasse. Quindi c'è già una distinzione voi e noi. Nasce un gruppo, i Figli della Libertà, che inizia a chiedere autonomia e indipendenza, e ci sono grandissime azioni repressive da parte degli inglesi. La più importante è il massacro di Boston nel 1770, alla quale poi si reagirà col Boston Tea Party nel 1773, buttando via un'enorme quantità di tè e creando un conflitto con l'ex madre patria o ex madre patria. E nel 1776, il 4 luglio, 13 colonie fanno la famosa dichiarazione di indipendenza. Parte una guerra tra le ex colonie e l'Inghilterra, una guerra che avrà Washington come grande generale, e nel 1777 ci sarà la battaglia di Saratoga, che già indirizza la guerra a favore delle colonie americane, che finisce da questa guerra nell'83 con la pace di Parigi. A quel punto il riconoscimento dell'indipendenza degli Stati Uniti arriva anche dall'Inghilterra, e viene fatta una Costituzione che deve tener conto di due esigenze in contrasto: la volontà di essere autonomo di ogni singola colonia, però anche il pericolo di un'invasione esterna e quindi un forte potere centrale. Si trova un grande equilibrio grazie a Tocqueville, che ispira la separazione dei poteri, e abbiamo il potere legislativo, che appartiene al Congresso americano, diviso in Camera e Senato. La Camera si occupa degli affari generali dello Stato e il numero dei deputati è in proporzione alla grandezza dello Stato. Il Senato, del rapporto tra lo Stato centrale e le singole colonie, e il numero dei rappresentanti è uguale per tutti gli Stati. Il Congresso non dà la fiducia al governo, il governo è presieduto dal Presidente della Repubblica eletto dal popolo, che è anche capo del governo e nomina segretari di Stato. Il Presidente della Repubblica rimane in carica 4 anni, dagli anni 50 c'è un vincolo, dopo il doppio mandato, solo Roosevelt ne ha fatti 4, un attimino solo. Il Presidente della Repubblica nomina anche i giudici della Corte Suprema, che rappresentano il potere giudiziario e che rimangono in carica 9 anni, mentre il Presidente della Repubblica rimane in carica 4 anni. Però siccome il Presidente della Repubblica viene giudicato in caso di impeachment proprio dai giudici della Corte Suprema, c'è questa differenza, 4-9 anni per non creare un asse comune, e inoltre il Presidente della Repubblica non deve avere nessun contatto con i giudici della Corte Suprema dopo che li ha nominati. Il primo presidente indipendente è George Washington, all'inizio c'è solo un partito, il Partito Federalista, poi dall'Ottocento ci sarà un nuovo partito, il Partito Repubblicano, che oggi è il Partito Conservatore, all'epoca era il Partito Progressista, e infatti dopo Washington avremo Adams, sempre federalista, come presidente, e poi il primo presidente repubblicano Jefferson, che è quello che abolirà la tratta degli schiavi.